Allora iniziare, tanto non abbiamo poi chi si collegherà mano a mano e possiamo iniziare la nostra, il nostro secondo appuntamento sulla iniziativa per il 40, dopo 40 anni dalla morte di Sartre, un'iniziativa che ha atteso un anno prima di vedere la luce. Con un po' di pazienza siamo riusciti comunque lo stesso a come dire, programmarla, anche se in queste forme un po' anomale del collegamento informatico, digitale. Però ecco, si ringrazia ovviamente gli intervenuti, quelli che sono intervenuti l'altra volta, quelli che interverranno e sono intervenuti adesso, e soprattutto Fabio Fiorletta che ci ha dato la sua disponibilità con la sua pazienza ad attendere per fare questo incontro oggi. Noi questo incontro abbiamo organizzato in modo che possa essere visto sia dal punto di vista, come dire, all'interno di questa piattaforma, per tutti coloro che vogliono stare nella piattaforma, l'abbiamo pubblicizzato così, sia fuori dalla piattaforma con un collegamento sulla piattaforma di Oltre l'Occidente per poterlo vedere anche in quella nuova modalità che noi stiamo sperimentando. Quindi oggi facciamo anche questo esperimento dal punto di vista informatico, sperando che nelle prossime volte, adesso con l'aiuto di tutti quanti, potremo rivederci almeno in sede, per alcune persone almeno, per ricominciare a fare delle attività in presenza, che è quello che noi auspichiamo. Quindi Fabio ci concede questa seconda puntata, diciamo, questo secondo incontro su questo quarantennale, diciamo, di Jean-Paul Sartre. Oggi abbiamo intitolato questo incontro come il contesto storico, culturale, l'impegno politico e la filosofia. L'altra volta Fabio si è concentrato in un'introduzione con l'essere parmenideo per prepararci, diciamo, anche all'incontro di oggi. E in questa modalità noi, ecco, restituiamo la parola a Fabio che ci può, come dire, accompagnare in questa scoperta. Vai Fabio. Va bene. Allora, qui il discorso su Sartre è lungo. Perché? Perché si dipana, si svolge su tre canali, diciamo. Uno è l'impegno politico, la visione politica e anche l'impegno politico, e porta via tempo. L'altro è il Sartre letterato, quindi romanziere, drammaturgo, e porta via tempo. L'altro è, non li ho detti in ordine di importanza, il Sartre filosofo, e porta via tempo. Allora, io ho paura che se comincio a parlare o cominciamo a parlare del Sartre politico, poi perdiamo troppo tempo. Vorrei fare prima un po' di filosofia, poi un po' di letteratura, e quindi passare al Sartre politico, dicendo fin da oggi fin da questo momento, che il Sartre è un marxista, il quale, da buon marxista, attraversa tutto il Novecento, nasce nel 1905 e muore nel 1980, e attraversa il Novecento con due guerre mondiali, con il nazismo, il fascismo e il comunismo, diciamo, anche se ci sono delle differenze importanti. E spesso ha cercato di correggere la sua visione marxista, ma questo è tipico, non solo è stato tipico di Sartre, ma un pochino, secondo me, di tutta la sinistra. Ce l'ha questo genere a sinistra. Insomma, io penso che se prendono 1.000 marxisti, ognuno ce l'ha, si configura il marxismo a modo suo. In realtà è perché si lavora sul marxismo e non sul pensiero marxiano, che è altra cosa. E quindi questo lo rimandiamo un pochino per ultimo. La filosofia. Ecco, io usiamo un attimo l'immagine, proprio per immagine, la famosa sfera di Parmenide, della quale abbiamo parlato la scorsa volta, che è una sfera, diciamo, isodensa, immobile, all'apparenza infinita, ma in realtà finita. E diciamo anche che, per esempio, Einstein era
insomma, così scherzava sul fatto che Karl Popper lo chiamasse Parmenide perché anche il suo spazio è finito. Allora, immaginate, ecco, partiamo da questa sfera, anche se poi ci sono delle differenze enormi. Entriamo un pochino in questa sfera della quale, come diceva Parmenide e come dirà anche Sartre, noi vediamo soltanto piccole, piccole parti, insomma, non vediamo la totalità e spesso scambiamo la parte per il tutto, per la totalità, ma non è così. In questa sfera, che è l'essere, la sfera dell'essere, e sto venendo adesso a Sartre, c'è un dualismo. Diciamo destinato a restare tale per sempre e per volere di chi non si sa, probabilmente per volere dei nostri geni, come posso dire, della natura umana. Questo dualismo è dato da in questo mondo, no, dell'essere, è dato dal quello che Sartre chiama l'essere in sé. Che altro non è che la realtà inanimata, la realtà delle cose, la realtà che non ha coscienza di sé. Facciamo, diciamola così. Anche dei manufatti, degli oggetti, come posso dire. A questa realtà, ed ecco perché poi ci arriviamo piano piano, io forse avrei dovuto definire prima il termine esistenzialismo, comunque ci arriviamo piano piano adesso. A questa realtà si oppone la coscienza, si oppone il conoscere, si oppone l'intelligenza, si oppone il raziocinio. Ma qui è il punto, che Sartre chiama il per sé. Ecco, quindi c'è da una parte l'in sé, che è il mondo oggettivo, delle cose e anche degli oggetti. E poi c'è il mondo soggettivo, che invece è il mondo della coscienza, della consapevolezza, della ragione. Dov'è il dramma che fa sprofondare l'uomo in una dimensione esistenziale di angoscia e di qualcosa che non si risolve mai, di qualcosa che anche ci è alieno? E qui è fortemente influenzato Sartre da Marx, poi ne riparleremo. E dal fatto che questa attitudine del per sé non è una scelta razionale, e qui è il punto, ma è un qualcosa che noi abbiamo nei nostri geni. Quindi, no, scusa, c'è mia moglie che entra, queste sono le delizie del matrimonio. Va bene. E dicevo, adesso mi chiudo a chiave. Vabbè, e dicevo che questa attitudine di creare un rapporto con l'insé da parte del per sé non è una scelta razionale, ma è dovuta per un destino che noi abbiamo. È un destino. Questo destino, dirà poi Sartre, coincide col destino di libertà. E col concetto di libertà che è insito in ogni uomo. Perché col concetto di libertà? Perché per sé deve modificare l'insé. In questo senso va inteso il nulla, l'opera, l'essere, il nulla. Non è che da una parte c'è l'essere e dall'altra parte c'è il nulla. Nell'essere c'è sia l'insé sia il per sé, che opponendosi all'insé, cercando di modificarlo, lo annulla. Quindi è il per sé che diventa elemento nullificante. Questa è una cosa da dire in maniera da ripetere in maniera chiara. Però attenzione, la corrispondenza è sempre biunivoca, eh? Quindi non è soltanto il per sé che modifica l'insé o tenta di modificare l'insé, ma anche è il per sé che viene modificato. Questo, dicevamo, lo fa, ed ecco il dramma dell'uomo, lo fa a prescindere, diciamo, dalla propria volontà, è un suo destino. L'uomo, dice Sartre, è destinato ad essere libero, perché è la libertà di modificare che è troppo forte nell'uomo, nella natura dell'uomo. E diciamo che Sartre ateo, no? Se a questa libertà dell'uomo si sostituisse quella di Dio, l'uomo non sarebbe più libero.
Quindi però, dato che Sartre è ateo, non credente, dice l'uomo è un Dio mancato, perché certamente se Dio aspirasse o avesse o fosse di per sé, non aspira, Dio è alla libertà, certamente non fallirebbe, insomma. Invece l'uomo non riesce mai a modificare. Spiego meglio questo concetto e lo riprendo da un film che su YouTube che vide anche Paolo, da Giovanni. Paolo, mi aiuti? È entrato qualcun altro, ma è distratto. Giovanni? Non ho capito. Giovanni Vattimo, Gianni Vattimo, Ah, Gianni Vattimo, il video che abbiamo Gianni visto, Vattimo, che sì, abbiamo visto che è un appunto filosofo postmoderno, vivente, eccetera, eccetera. Allora lui fa un esempio e dice: noi, chissà che poi non lo riprende proprio da Sartre, io questo non lo so. Noi ci troviamo in fabbrica, siamo degli operai russi, anzi, che prendono parte alla rivoluzione sovietica. Ci troviamo in fabbrica e decidiamo un bel giorno di prendere insieme, siamo dei compagni, non siamo degli amici, siamo dei compagni. Poi potremmo fare un bel dibattito sulla differenza tra compagno e amico, comunque. E marciamo a prendere il Palazzo d'Inverno, che diventa il simbolo di che cosa? Della società che dovrà essere, che non sarà più una società divisa in classi come quella borghese, ma sarà una società proletaria, perlomeno in partenza, in cui tutti hanno gli stessi diritti e tutti hanno gli stessi doveri. Ecco, marciamo, prendiamo il Palazzo d'Inverno, grande festa. Il giorno dopo però bisogna gestire questa nuova realtà, che è la realtà comunista, e poi bisogna far funzionare le fabbriche, bisogna far funzionare il governo. E che cosa succede a questi due amici? Che magari uno dei due, purtroppo, non so, si metteranno d'accordo, questo non lo so, tornerà in fabbrica. Quindi tornerà ad indossare i suoi panni sporchi, unti da operaio, eccetera, eccetera. L'altro resterà invece nel palazzo a governare e diventerà quello che, insomma, un colletto bianco, insomma, che conosciamo. Ecco, tra i due, questa nullificazione dell'in-sé, che è il Palazzo d'Inverno e tutta la rivoluzione, non avviene come si erano prefissi, ma porta ad un'altra cosa, che non si sa cosa sia, insomma, una società che certamente loro non avevano immaginato. Questo provoca una condizione di angoscia nell'individuo. Sartre è consapevole che è sempre così, non può essere altrimenti, perché è sempre così. Probabilmente l'insieme non si può cambiare come noi vorremmo, e nello stesso tempo noi non possiamo limitare la nostra libertà, il che ci darebbe delle sicurezze. Vediamo che però in una certa fase, poi io c'entro, adesso ve lo dico, nella società borghese lui vede un limitare la libertà, cioè i borghesi sono quelli che in qualche modo si limitano e limitano la propria libertà per stare meglio, rinunciando alla libertà per stare meglio. Perché? Perché la libertà è sempre un qualcosa che ci mette in gioco e che ci dà anche l'angoscia della riuscita. Bisogna vedere se riesce poi questa cosa che Vattimo dice col Palazzo d'Inverno. E poi mi ricordo che nel filmetto fa un gesto molto significativo, che è questo qua, che è questo qui, vedete? Ecco, si vede? Questo è per sé, per esempio, e questo è l'insieme. Ecco, l'uomo raggiungerebbe la felicità se questi due momenti dell'essere si unissero insieme perfettamente. Questo non avviene mai. Quindi noi viviamo sempre in una situazione di disagio, sempre in una situazione di scontentezza. La vita è questa, purtroppo. Un'altra cosa da tener presente, e qui diventa ancora più profondo, voglio dire questo, Sartre non scrive l'essere nulla come sua prima grande opera, ma come sua prima grande opera scrive La nausea, che è un romanzo, che
scrive negli anni, diciamo dal 35 al 40, adesso non so precisamente, insomma, mentre l'essere nulla lo scrive nel 43, in piena seconda guerra mondiale. Cerca di raffigurare la sua filosofia in una storia, anche in delle immagini, fortemente condizionato da Nietzsche. Se noi leggiamo Nietzsche, vediamo che i trattati di filosofia di Nietzsche ci sono molte metafore, molto, insomma, no, cominciando da Zarathustra, ma è sempre così. E quindi il suo primo messaggio è quello della nausea, che sarà propedeutico poi all'essere e al nulla. Perché la nausea? Da che cosa viene la nausea? Viene dal fatto che il per sé, che è la coscienza, vede il mondo dell'in-sé prestabilito, lo vedremo poi bene nella nausea, poi vedremo questa cosa, e vede che è un mondo autosufficiente, è un mondo che se restasse così andrebbe tutto bene, e che se restasse così per sé, senza avere questo DNA, adesso siamo in odore di vaccini, senza avere questo DNA, vivrebbe felicemente, vivrebbe bene. Allora, la quantità di cose che esiste nel mondo dell'insé, talmente tante, talmente esaustive, buttano l'individuo che si sente estraneo, però, perché è per sé l'individuo, cioè coscienza, queste cose, in una condizione nauseante, nauseante. Quindi faccio, presente che spesso alla nausea subentra il vomito, non è la noia di Moravia, è altra cosa questa qui. Quindi sto cercando di andare avanti, non di saltare, ma insomma di sintetizzare, e penso, guardate che non è facile, e penso di esserci riuscito fino adesso, sono abbastanza soddisfatto, più o meno. Volevo parlare, quindi tutta questa tematica adesso la riprendiamo quando facciamo la nausea, quando parliamo della nausea. Però ancora volevo parlare di due scritti: uno è L'esistenzialismo e l'umanismo del 1945, nel quale Sartre è fortemente influenzato da Nietzsche. Come dicevo prima, Nietzsche è presente. La scorsa volta dissi che Marx, Nietzsche e Freud sono i pilastri su cui poggia la filosofia del 1900, che non è più neanche filosofia, ma viene contaminata poi dalla psicanalisi e poi anche dalle scienze, dall'antropologia, dalla sociologia e altre cose. Recupererà poi la filosofia nella seconda metà, la sua individualità di filosofia pura nella seconda metà del Novecento, sembra a me. Perlomeno Emanuele Severino dice questo. Quindi nell'esistenzialismo e l'umanismo del 45, Sartre dice, sintetizzo proprio nella frase sua: l'uomo è ciò che si fa. L'uomo è ciò che si fa. Questa cosa la ritroviamo. Io veramente ringrazio infinitamente Davide, il quale non ci avevo pensato, ma ha dato addirittura il link del dramma Porta chiusa. Poi la ritroviamo anche nel teatro di Sartre. L'altro scritto invece è La critica della ragione dialettica, nella quale viene influenzato Sartre moltissimo da Marx, soprattutto per quanto riguarda il concetto di alienazione. Quindi l'alienazione non è soltanto quella della catena di montaggio, ma già Marx lo aveva detto. Marx aveva detto che negli scritti, nei manufatti, negli scritti su, vabbè, mi dimentico, del 44, mi ricordo la data, a Feuerbach, vabbè, che l'alienazione non è soltanto quella della fabbrica, ma anche quella sociale, ma anche quella religiosa addirittura, oltre che quella economica, cioè sentire l'altro alieno. Alieno non significa soltanto estraneo, ma significa anche contrario, significa anche nemico, anche così, no? Quindi vivere in questa situazione di disagio.
dalla quale non si scappa, perché poi il per sé entrerà in conflitto con l'in sé e porterà alla creazione di modelli o di realtà che gli sono completamente estranei e che non, ai quali non avrebbe mai voluto, come posso dire, sottostare. Allora, la nausea, vediamo di ritrovare qualche elemento che io ho detto. Quanti siamo adesso? Siamo 6. Chi è venuto? Io, ciao, buonasera. Ciao. Che Anna Maria? Sì, ciao. Va bene, ciao, figure. La nausea. Allora, la nausea, ripeto, scritta negli anni... la vedo adesso qui perché ho preso una piccolissima, ho fatto una piccolissima scaletta pubblicata nel 38, quindi ricordavo bene, era dal 35 al 40. Di che parla la nausea? È il primo romanzo di Sartre, è quello più bello, più importante. Di un giovane intorno ai 30 anni, Antoine Roquentin, il quale si stabilisce in una cittadina di provincia che è Beauville, che non è molto, non la nomina nel romanzo Sartre, ma probabilmente sta in Normandia, come posso dire, nel nord della Francia, e per fare delle ricerche di storia se ne va in un albergo, in uno di quegli alberghi per viaggiatori, quindi non un bell'albergo, un grande albergo, anche perché poi stando in quel paesino probabilmente di albergo si sarà stato soltanto quello e basta. Fa delle ricerche su un tale marchese di Rollebon, che è un donaiolo, un libertino del Settecento. Come scorre la vita di Roquentin in questo paese? Scorre in maniera tutta uguale. E vedremo poi quale conflitto interiore gli porterà questo a scorrere in maniera tutto uguale, che non sarà la noia, ma sarà la nausea, ripeto che è un'altra cosa. Quali sono gli unici svaghi di Roquentin? Quello di andare la sera, in qualche sera, nel ritrovo dei ferrovieri, che sta vicino a dove abita lui, di avere qualche strana avventura con la padrona di casa, sale al primo piano nell'appartamento della padrona e c'ha dei rapporti sessuali, c'ha una storia, no, una storia non c'è, c'ha uno sfogo sessuale, come posso dire. E come comunicazione, importante, che ne so, forse più gratificante, intellettualmente gratificante, non so quanto questo, ce l'ha con un tale autodidatta con la A maiuscola, lo chiama l'autodidatta. Questo è uno che sta là, è un erudito del posto, di questa cittadina, il quale che cosa fa? Legge i libri di questa biblioteca nella quale Antoine sta facendo ricerca, seguendo l'ordine alfabetico, quindi da A alla Z. Lui pensa, quando sarò arrivato alla Z saprò tutto. Quindi è una persona stravagante. Viene allontanato anche a un certo punto dalla legge perché sembra che abbia molestato un ragazzo, un giovane, eccetera, eccetera. Quindi questa realtà ripetitiva porta pian piano a Antoine Roquentin a spegnersi e comincia a notare dei segni inquietanti sul proprio comportamento. Questi segni inquietanti sono dati dal fatto che lui vede, non approva gli atteggiamenti di questa, della borghesia di questa paesino, che sono gli atteggiamenti del perbenismo, la domenica a messa, eccetera, eccetera. Però qui Sartre è molto profondo e dice quella cosa che io dicevo prima, alla quale ho accennato prima. Questa gente diventa borghese e assume questi modelli di comportamento borghesi per non stare male, per non cadere nell'angoscia del fatto di dover cambiare il mondo. Quindi il per sé, va bene,
viene, come posso dire, coperto nel comportamento di questa gente. Lui ancora non scriverà, non ha scritto lettere del nulla, perché poi modifica parzialmente questa cosa. Nel comportamento di questa gente non è, voglio dire, non ha avuto sviluppi, ecco, per cui il per sé rimane come so, un aborto di vita, ecco. E lui si sente estraneo a queste persone che hanno rinunciato alla consapevolezza, all'esercizio della libertà. Io rinuncio alla mia libertà per la sicurezza di vivere tranquillamente in un posto con dei modelli ormai consolidati senza pensare ad altro, insomma, no? Oh, lui però comincia a vedere su se stesso dei segni inquietanti. Per esempio, dà la mano a una persona per strada e avverte nella mano la sensazione di stringere un verme. Prende un ciottolo per buttarlo nello stagno, invece lo tira da un'altra parte. Quindi anche nel modo di prendere, di afferrare gli oggetti, quelli che saranno poi diventeranno l'insieme. Lui avverte qualcosa che non va. Insomma, lui non si sente borghesemente a proprio agio, questo diciamo in una parola. Non si sente borghesemente a proprio agio. Non solo, ma si accorge andando piano piano avanti, guardate che Freud c'è stato, e il Novecento è l'approfondimento delle malattie, dei disturbi psicosomatici, e quindi in qualche modo questa disagio, diciamo, prima fisico ma poi esistenziale, lo porta a delle allucinazioni addirittura. Quindi facendo una divisione grossolana, non so neanche quanto in realtà corrisponde a verità, dalla nevrosi passa alla psicosi, insomma, a fasi psicotiche. Ogni cosa, e non sopporta più niente, ogni cosa diventa per lui troppo. E avverte questo troppo ormai nel proprio stomaco, quindi lo avverte come nausea, come vertigini, come vertigini. Tutto quello che c'ha davanti agli occhi gli si mette a fluttuare, perché c'è in questa fluttuare una incapacità di spiegarsi, Oh, parentesi, lui vive, forse proprio per appoggiarsi all'immaginazione in questa sua condizione, nel pensiero di Annie, che è stata una sua fiamma, lui è ancora giovane, però evidentemente erano proprio ragazzi, riesce a contattarla e a rivederla, quindi nei momenti in cui c'è questa attesa di vedere Annie, lui riprende i colori, diremmo noi, insomma. Annie arriva e invece è completamente trasformata, è una donna brutta e grassa. Insomma, oggi se avesse scritto questo Sartre, le femministe se lo sarebbero mangiato. Allora si poteva scrivere, insomma, una donna brutta e grassa è una finzione, quindi cade in una depressione ancora più grande. Non si sa a questo punto, sto finendo questa parte. Non si sa a questo punto Roxanne che fine avrebbe fatto, però c'è una sera, prima di lasciare questo paese, nel quale entra nel dopolavoro dei ferrovieri, nei ritrovi dei ferrovieri, e stanno suonando un brano di jazz, che io mi sono scritto il titolo di questo brano, che significa, no, non lo trovo più perché qui sto trovando delle cose, c'è sta Schopenhauer, aspettate, ecco. Some of these days, alcuni di questi giorni, si intitola. Non so se sia un brano di jazz, vedi perché non c'è sta Luciano, che noi lo vedevamo, se sia un brano di jazz conosciuto questo qui, non lo so. Però sente questo brano che ha un effetto balsamico, non posso dire, sul proprio spirito. E con questa musica lui pensa che probabilmente uscirà fuori da questo tunnel.
e quindi non un filo di speranza per recuperare una dimensione in cui in qualche modo la sua condizione alienata si ricomponga, c'è. Va bene. Posso continuare? Oppure c'è intervalli? No. Va bene. Vai, Allora, vai, vai, vai. va bene. I racconti. I racconti sono scritti, guardate, tutti prima dell'essere nulla, nel 39. Nel 39, partendo da un fatto storico importantissimo, il muro si intitola, questi ne scrive vari, io parlo soltanto un pochino del primo di questi cinque racconti, sono cinque racconti, il primo è il muro, però è il più emblematico, il più, insomma, è più forse esaustivo. Il tema trattato in questo racconto è sempre un tema di qualcosa che noi abbiamo dentro, il coraggio da una parte e la viltà dall'altra. Vedete che esistono sempre questi dualismi e sono i dualismi che stanno alla base dell'esistenzialismo. Che cosa rappresenta il muro? Dunque, dove si svolge l'azione? Stavo pensando, Paolo, ma questo filmato poi lo possiamo mettere su YouTube? Paolo? Ma tu non ti preoccupare, continua la No, tua no, cosa, poi ci sì, no, sentiamo no. noi. Sì, Vai. non vorrei che si perdesse, anche per farlo vedere se verrà quell'altra signora. Ma non ci dimentichiamo di te, non ti preoccupare, No, vai. no, 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 io non c'entro. È qualcosa che noi di oltre l'Occidente non dobbiamo gettare, qualunque cosa sia, anche un topo che passa. Questo topo è passato per oltre l'Occidente. Va bene, non, Vai, 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 sto continua, continua. diventando come Antoine Roquetem. Va bene. Oh, di che cosa è del simbolo il muro? Il muro è simbolo di due o tre cose. La prima, all'apparenza, è il muro in cui vengono fucilati durante la guerra civile spagnola, quella vinta poi da Franco, dove vengono fucilati i patrioti, diciamo, i sovversivi, i comunisti, insomma, i repubblicani doc. Quindi questo è il muro, ma è anche un altro muro, è anche un altro muro. Vi ricordate, Davide certamente, ma anche voi, la poesia di Montale, Meriggiare pallido e assorto, che è quel muro che ha sopra cocci aguzzi di bottiglia, dice il poeta. Era scritta giovanissimo, cioè da 20 anni, 21 anni. E sono quei cocci aguzzi che non ci fanno superare il muro, per cui al di là del muro noi non sappiamo cosa ci sia. E il muro per Sartre è il muro dell'incomunicabilità, che è uno degli elementi che lascia nella disperazione l'essere umano. Quindi pensate un po' che bel quadro, l'angoscia di non poter fare, la nausea del fatto che tanto tutto funziona. E poi l'incomunicabilità del muro, non solo, ma la possibilità di non conoscenza che ci dà il muro, perché si oppone tra noi e l'altra parte. Stavo pensando adesso, mi concedo 10 secondi proprio di volo d'indarico, che differenza profonda che c'è tra il muro di Montale e la siepe di leopardi. Anche la siepe di leopardi non fa vedere l'infinito, quello che c'è altrove. Però la siepe di leopardi diventa una fantasia, diventa un abbandono, diventa una lirica straordinaria. Il muro invece è qualcosa che funziona come la siepe, perché non ci fa vedere, però che ci angoscia. Ecco, questa è la differenza. Allora, è il muro dei protoni di esecuzione. Qui il gioco è tutto un gioco psicologico perché sono dei partigiani che vengono catturati. Pablo Ibieta è il protagonista, che
insieme ad altri due ragazzi, e vengono messi tutti quanti in una camera dalla quale poi saranno prelevati il giorno dopo per essere ammazzati, per essere fucilati. Oh. Però cosa succede? Che chiamano Paolo Ghieta e gli dicono: noi ti salviamo la pelle se ci dai la ci dici dove è Ramon, non mi ricordo il cognome, Ramon, tuo compagno di lotta, ci dirai questo nome e tu sarai libero, sarai salvo. Lui immediatamente fa l'eroe, no? Dice: no, non vi dico niente, ritorna dentro. E lì c'è una cosa straordinaria, una descrizione in quattro righe di Sartre che io mi sono riportato, che adesso vi leggo, sulla senso della morte quando la morte è presente, quando la morte è vicina. Poi Pablo non vincerà questa cosa perché andrà a rivelarlo il nome di questo, ma guardate in che modo, guardate, ve lo dico. Allora, questo è il senso della morte nel protagonista che sarà fucilato nella sua mente, insomma, e anche nella mente dei franchisti, qualche ora dopo. Non tenevo più a niente, in un certo senso ero calmo, ma era una calma orribile. A causa del mio corpo, ecco lo sdoppiamento. Il mio corpo, io vedevo coi suoi occhi, udivo con le sue orecchie, ma non era più me. Cioè non era più me, non ero più io. È una serie di sensi che si muove, ma che non fa riferimento, non arriva al cervello, come posso dire. Non dà i segnali giusti al cervello. Sudava e tremava da solo e non lo riconoscevo più. Vabbè. Lui non resiste e dice: dove sta Ramon? Però che cosa fa? Qui il gioco è sottilissimo, ed anche brutto, insomma. Lui non rivela dove sta Ramon perché deve rispondere alla sua coscienza, che è una coscienza da gran vigliacco, secondo me, perché lui non rivela dove sta Ramon, ma rivela il luogo di un cimitero falso, dove lui sa benissimo che Ramon non è andato, ma nel quale sarebbe probabilmente andato. Quindi gioca sul tempo, li manda a vedere questo cimitero e purtroppo lì Ramon c'è. Lo prendono, lui si salva la pelle, ma Ramon lo ammazzano, lo cucinano. Ecco, quindi qui bisognerebbe leggere il racconto, gli altri racconti sono sempre su questo tema. Della morte e dell'antitesi tra il coraggio e la viltà, e poi anche dell'amore. Insomma, voglio finire un attimo questo e poi dopo casomai ne riparliamo. Il teatro. Allora, questo teatro parlo soltanto di Porta Chiusa. Molti dicono le porte chiuse, ve lo potete vedere perché Davide mi ha dato il link, io l'ho visto su YouTube, ma basta che ce ne sono due o tre di compagnie, dura un'ora e mezza circa, è un atto unico, e basta che voi mettete porta chiusa di Sartre, teatro di Sartre, teatro completo, insomma, scrivete, YouTube ve lo dà certamente. Allora, porta chiusa. È bello perché io ho visto il dramma ed è rappresentato veramente bene, una compagnia di professionisti non noti, ma certamente sono attori professionisti, no? Lo recitano molto bene, lo fanno molto bene. Sono tre persone, un uomo e due donne, i quali si ritrovano in una camera scura. Loro ovviamente ci vedono, ma questa camera è completamente scura o oscurata. Esce fuori ogni tanto una quarta persona che è il diavolo, perché questa camera è l'inferno. Loro quasi non se ne rendono conto all'inizio, però poi pian piano si rendono conto del fatto che lì loro stanno soffrendo e c'è una qualche pena che stanno subendo,
che loro pensano, temono che possa essere eterna. Quindi sorge in loro questo sospetto. Questa pena qual è? Il fatto che, per esempio, non hanno più le palpebre, non possono più chiudere gli occhi, quindi non possono più umidificare gli occhi e non possono più dormire. Rimangono svegli. Niente palpebre, niente sonno, è un tutt'uno, sempre le fatiche greche. Ma come farò a sopportarlo? Io ho un carattere molesto e pensi un po', ho l'abitudine di molestarmi, ma io non posso molestarmi senza sosta. Vedete come le cose poi crollano e cadono di fronte a certe realtà, no? Siamo tutti coraggiosi. Poi all'inferno, io che mi sono molestato, però non posso mica farlo sempre, devo riposare. Ecco, laggiù almeno c'erano le notti, c'avevo il sonno pesante. Qui invece lui non vive in questa condizione di disagio e deve restare con gli occhi aperti in questo inferno. Pian piano, che fanno queste tre persone? Cercano di conoscersi, cercano di conoscersi. E in qualche modo si conoscono, ma si conoscono per fare che cosa? Per impicciarsi degli altri, per prima cosa, e poi soprattutto per accusare gli altri. Qui Sartre dice questa frasetta che è celeberrima: l'inferno sono gli altri, l'inferno non esiste, l'inferno sono gli altri. Perché in questa situazione grottesca, paradossale, creata, mettetela come metaforica, fate voi come vi pare, loro sono il castigo dell'altro, quindi, e l'altro è il castigo di ognuno, quindi ognuno di noi è vittima degli altri. Così è questo inferno, non l'avrei mai pensato. Vi ricordate lo zolfo, il fuoco, la graticola? Ah, che sciocchezze! Nessuna graticola, l'inferno sono gli altri. Quindi la costrizione a restare, chiusi lì dentro insieme agli altri, ad essere giudicati e a giudicare con una piccolezza d'animo, perché poi veramente si perde ogni magnanimità, ogni si perde tutto, e quindi rimangono lì dentro. La cosa grottesca è che questa porta, tra l'altro molti l'intitolano Le porte chiuse, secondo me porta chiusa va benissimo, se vedete il dramma vi rendete conto perché riescono ad aprire questa porta, uno riesce ad aprire questa porta, però non esce, pensate un pochino, e non esce nessuno di loro. E qui finisce l'atto, perché ognuno di loro vuole che l'altro o gli altri dicano di sé quanto sei bravo, c'è la porta aperta, però resisti qua. Sei capace di resistere anche all'inferno. È un'idiozia, però così è l'uomo. Bene, io ho fatto i salti mortali. Penso in qualche modo di essere riuscito a dire qualcosa. Adesso parliamo un attimo. Se sì, ci riusciamo. Parliamo un attimo io avevo paura di non riuscire con i tempi. Parliamo un attimo del Sartre politico. Ci sono varie cose da dire. Sartre è una persona, intanto, non è un marxista da salotto. Perché esistono anche i marxisti da salotto, mica soltanto i cristiani. È una persona che attraversa, abbiamo detto, il Novecento e partecipa attivamente come grande telepaticamente, fisicamente, a certi fatti. Per esempio, ma qui già siamo più avanti, nel 68, lui fa il 68 insieme agli studenti. Parteciperà prima, in maniera molto dura, si schiererà per esempio per la guerra d'Algeria contro la Francia. Rifiuta la Legion d'Onore, rifiuta il Nobel, non si presenta. Quindi è una persona assolutamente antiborghese in questa cosa.
è significativo, è da vedere, da studiare, perché scrive tanto su questo, il suo rapporto con l'Unione Sovietica. Io sono più vecchiarello di voi, mi ricordo benissimo la guerra fredda, i tempi della guerra fredda, insomma, stavo al liceo, all'università, mi ricordo, e veramente erano tempi in cui non era opportuno neanche affrontarli certi argomenti. E allora Sartre dice una cosa, critica molto il comunismo, critica Stalin, eccetera, eccetera, però dice una cosa importante. Secondo me è importante, l'ho sempre creduta, poi quando l'ha detta Sartre ho trovato la sintesi a mappa, ci capita a tutti questa cosa qui. Cioè non dobbiamo esagerare, dice Sartre, a buttare troppo giù l'Unione Sovietica, perché poi non ci rimane niente. Cioè se noi non siamo imperialisti, non siamo capitalisti, eccetera, eccetera, e distruggiamo l'entità storico-geografica, in qualche modo può, nella quale in qualche modo possiamo vedere inverate le nostre aspettative, e poi che succede? Che saremo completamente fagocitati dal liberismo e dal capitalismo e dall'imperialismo, diventeremo colonie americane, insomma, parliamoci piano. Emblematico, per esempio, che lui, nel discorso in cui Khrushchev, che succede a Stalin, Khrushchev fa un discorso nel quale, lo sappiamo tutti, insomma, svela i crimini di Stalin, e Sartre lo riprende e dice sì, ha fatto bene, però mica tanto, perché ha fatto un discorso molto superficiale, molto superficiale, e in ogni caso poco documentato. Quindi è un discorso pericoloso, avrebbe fatto più bella figura magari anche ad accusarlo di più, però a portare i documenti. Non si può demolire così Stalin, anche se è un stato criminale, come vi pare, però su una serie di cose vere e su una serie di luoghi comuni dell'opposizione interna che aveva Stalin. Quindi anche, ripeto, non condividendo molto di Stalin, però dicendo questo, vedete com'è poi la visione politica, eccetera, eccetera, dicendo questo, che poi non ci rimane più niente. Abbattiamo l'Unione Sovietica, diventiamo tutti americani. Non c'era stato ancora Vietnam, non c'era stato niente. Dov'è che invece lui prende le distanze fortissimamente nei confronti dell'Unione Sovietica? Nell'invasione dell'Ungheria del 56 e poi anche della Cecoslovacchia, già erano gli anni 60, gli anni 60. Lì è completamente contrario. E anche arrabbiato, tant'è vero che in qualche modo cerca di trovare la purezza del marxismo, lo chiamiamo socialismo reale, vabbè, chiamiamolo socialismo reale, nella Cina di Mao e o anche a Cuba, in quella che sarà poi la dittatura di Fidel. Qui c'è una cosa da dire, va con la moglie a Cuba e conosce con Simone de Beauvoir, non è la moglie, è la compagna, tra l'altro non sono mai vissuti insieme, però si sono amati, anche se lei, specialmente lei, ma anche lui, aveva vari amanti e vari amanti. Quindi eravamo nei periodo, mi ricordo, della rivoluzione sessuale, e mi ricordo delle cose, dei radicali, delle manifestazioni fatte, insomma, belle, però era quello. Quindi anche in questo lui è stato un simbolo, Sartre, e la moglie e la compagna. Loro vanno e conoscono a Cuba Fidel e conoscono Che Guevara. E qui è una cosa che è veramente stupefacente. Sartre, che non si è mai meravigliato di nulla, non ha avuto mai feticci, non ha avuto mai, figuriamoci, rimane sbalordito da Che Guevara.